Abbiamo deciso di fare questo team quest'anno con mio fratello Andre e di trasferirci qua a Verbania per poterci allenare nel migliore dei modi. Avevamo la possibilità di dare una casa di lettera e anche un lavoro, quindi per lei è stato comunque facile potersi trasferire. E diciamo che la cosa bella è stata che nel momento in cui noi abbiamo chiesto alla Ele che programmi avesse per l'anno successivo e se avesse intenzione, nel caso noi ci fossimo trasferiti, di seguirci, lei ci ha detto: io dove va al team vengo, che è una cosa veramente rara da trovare, perché sono capaci tutti a mettersi insieme gasati per fare un team e trovarsi, però quando è possibile farlo, chi invece decide davvero di spostare la sua vita per fare questa cosa, secondo me ha una motivazione in più. Quando stai insieme tutto il giorno, tutti i giorni, si crea un legame diverso da quello di dire sì, sono un atleta forte, sì, sono un atleta meno forte, ed è quello su cui noi puntiamo, cioè essere un team al 100%. Cioè, è bello perché anche oltre ai workout abbiamo le nostre mansioni anche nella giornata. Cioè sappiamo che se Andre o Fede stanno facendo la classe, noi iniziamo magari a fare la spesa o preparare, sappiamo già le grammature di tutti, della pasta, della carne, di qualunque cosa, si fa trovare tutto pronto, si mangia fuori, poi ci riposiamo, poi giochiamo a Shanghai, giochiamo uno, guardiamo case a prima vista di solito, magari oggi ve lo facciamo vedere anche a voi. E quindi fa tanto anche la vita al di là dell'allenamento. Allora, l'idea di fare il team è nata un po' dalla voglia di fare qualcosa insieme a Ceci, a Frederick e ad Ele, dopo essere stato, diciamo, compagno di mille gare e avventure con Fede per un sacco di tempo. E con Ceci, vabbè, comunque lavoriamo insieme, mia sorella, per cui di conseguenza abbiamo questo feeling e questa voglia di portare un po' anche l'idea di vedere il nome CrossFit Verbania in un campo di una gara di CrossFit internazionale sarebbe un sogno. Quindi ne abbiamo parlato tanto e quest'anno sono riuscito a dire: ragazzi, proviamoci, venite qua, stiamo qua tutti insieme e mettiamo insieme un team con la voglia di farlo con un obiettivo, con un sogno, ma penso anche con la tranquillità e la gestione un po' spensierata che ci e mi contraddistingue in questa cosa. No, Se devo pensare a questi primi 2 giorni, sono molto contento di come si è mosso il team, in quanto ho visto da parte di tutti tanto impegno e proprio, cioè, si vedeva anche nei piccoli gesti, nel fatto di essere presenti sempre, tutto il giorno qua, nel prendersi cura l'un dell'altro. Ti faccio lo shaker, vuoi qualcosa da mangiare, mi vai a prendere questo, mi vai a prendere quello. Cioè, la partecipazione è proprio al 100% di tutti. Anche, come dicevo, nelle cose un po' stupide, nel senso, io una settimana fa ho avuto un problema un polpaccio. E ho bisogno di una cosa, cioè non riuscivo ad alzarmi dalla sedia che qualcuno me l'andava a prendere per cercare di farmi stare a riposo e avere più possibilità di recupero possibile. Parlando dei workout, ho avuto una sensazione stupenda nei primi WOD che abbiamo fatto insieme perché mi è sembrato che l'ingranaggio, cioè, girasse veramente bene. Pochissima comunicazione, necessità di comunicazione, tutti ci si trova con uno sguardo e quando guardi le persone negli occhi e vedi che hanno la stessa voglia, lo stesso fuoco, cioè la stessa capacità di soffrire che hai tu, che vuol dire che stai facendo le cose nel modo giusto, e infatti penso che gli score che ne sono venuti fuori siano un po' anche la riprova di questa cosa. Ora sta andando molto bene, mi sto divertendo soprattutto tantissimo. E per me comunque lasciare tutto, spostarmi e venire qui a fare solo questa cosa qui è stata una fortuna da una parte sicuramente e ho accettato senza pensarci 2 volte. E se mi dicessero alla me 16enne vai a fare il team con Andrea Ferrero, Cecilia Ferrero e Frederick Wilson,
starei urlando. Quindi per me è praticamente un sogno che si sta realizzando. Cauto molto belli, mi piacciono tutti quanti. Abbiamo fatto l'uno per il momento ed è andato molto bene, sono contenta, anche pensando anche per quello che riguarda me. L'anno scorso sicuramente non l'avrei fatto così, quindi sono migliorata tanto e questa cosa comunque mi dà soddisfazione. E anche comunque il fatto che ci stiamo allenando tutti e quattro insieme da un po' di mesi comunque dà sicuramente un vantaggio in più. Oggi facciamo il workout numero 2, che è dumbbell snatch toes to bar, che un pochino mi preoccupa in quanto non sono un amante dei dumbbell pesanti, però è vero anche che, come si dice, sono 50 al primo giro, poi 30, poi 20, secondo me si riesce tranquillamente a sopravvivere senza troppi danni, anzi, è un workout che penso che potremmo fare molto bene, in quanto comunque la ginnastica è qualcosa su cui tutti noi siamo molto forti. E nonostante mi faccia un po' di paura, secondo me verrà fuori un bel workout, un bello score. Pensavo peggio. Sì, sì. Ci mancava che si tuffava, vai. Partiti, sì, distruggo la telecamera. Partiti un po' pensando che il workout fosse onestamente molto più duro di quello che si è dimostrato. Pensavo di fare molto più fatica la combinazione dumbbell e toes to bar, cioè tornare dai toes to bar e andare ai dumbbell. In Sì. In realtà no. realtà il toes to bar si riesce a respirare bene e poi sui dumbbell i primi 50, che sono veramente tanti, li fai, però li fai da fresco, quindi comunque Non li senti, arrivi senti in gli ultimi fondo, 20. arrivi, bravissimo, senti gli ultimi 20. Noi abbiamo diviso tutto per 10, quindi gli ultimi due giri. Quando vai ai toes to bar, un po' la presa comunque ti si gonfia. Io poi a sinistra soffro un pochino, quindi sempre un po' più duro. E anche Fede, uguale, anche lui a sinistra sente un po' di più sul dumbbell, rimani un po' più attaccato sulle dita quando lo vai a riprendere, però. No, io sono felice di come l'abbiamo gestito. Più che altro non è scoppiato nessuno, che il problema di un workout del genere è che poi finisci a fare i toes to bar dell'ultimo giro a due, tre alla volta, Scoppia la presa, ti scoppia la presa, diventa lunga, non eh. vai più su. Anche l'addome comunque, perché Sì, dumbbell snatch ti chiudi, sì, sì, sì. toes to bar Io ti chiudi, a metà l'ho a sentito un metà si po', sì. sentiva, sì. I primi, cioè a metà sui toes to bar dei 30, gli ho detto Fede scendiamo a 10, lui voleva far 15 perché sentivo quando Voleva. andavo indietro mi si tirava un po' l'addome. Sì. Però, no, per il resto bene. Sono molto peggio, alla fine Sì. fatti Fatto 50, veramente. 50, il resto era abbastanza, non dico facile, però gestibile. 50% di due. Sì. Posso dire? Io voglio stare nella Hit 3. Questo qua va consegnato entro stasera, That's quindi in my girl. conseguenza abbiamo il termine massimo di farlo stasera, e quindi se vogliamo fare uno score un That's my po' fucking più girl. competitivo, cioè non è che non va bene, però per essere più competitivi e stare più in alto in classifica va rifatto, e va rifatto togliendoci Non ci costa niente riprovare. 20 secondi almeno. No, Non non ci ci costa costa niente. niente. Parti, lo rifai, quando arrivi a più della metà capisci se sei messo bene o male, hai già i tuoi intertempi, hai già tutte le cose della volta precedente. Stringi i denti, sai com'è andata, sai la sensazione che hai avuto. 9 volte su 10 quando rifai un workout fai meglio. 9 volte su 10. Devi riprendere i dumbbell.
segnatevelo che questa qua un paio d'anni va ai Games individuo. Se ce la mando, devi chiedermi il permesso. Sì, sì, sì. Prima vado. Facciamo la testa. Con tigregge! Aia! Mi ha graffiato tanto che non c'è più acqua dopo perché il tuo peso. Ah, con crampo l'addome! Troppo volume. Finita l'acqua. Ma voi comunque arriva a 10.64 era giusto. No, va benissimo così. Io ti ho detto, piuttosto che stare giù mezz'ora, a 10.55. Io avevo paura di fare qualche cagata, arrivare tipo a 18, capito? Sì, sì. E poi dire se mi vanno giù le mani non mi appendo più farne due, vedi? Uno alla volta, uno alla volta. Ho paura anch'io quella roba lì. Gli ultimi sei stata attaccata, non so come eri attaccata, ti guardavo, ti guardavo con un occhio la Ceci, un occhio te, tu eri attaccata così. Ma la Ele? Così. E la cattiveria? Aveva le unghie attaccata, che passavano attraverso il paracalle e grattavano la sbarra. Te parti forte, con la cattiveria arrivi. Buongiorno. Buondì. Ciao. Buongiorno. Quindi sembra che questi parti siano iniziati tipo 2 settimane fa. Sì, è un mese che facciamo i parti. C'è gente che ieri ha fatto 2 sessioni di allenamento. Tum, ho aperto gli occhi e ho iniziato a pensare a tutti i workout che devo fare. Io uguale. Dai, dai, su e giù, eccetera. E oggi lì quel row e quel volvo lì si terrà. Però quella volta che l'abbiamo fatto row con le rope climb l'abbiamo tenuto. Mentre ti vengo che hai brava, sì. Guarda, sei dovuto, ok. Sottolinea le parole importanti. Vai, sottolineo io. E noi abbiamo l'handstand push up e poi il row. Tu fai 50 stand e poi devi andare sul row. In questo caso tu fai 25, sai che lei li chiude e tu intanto ti metti sul row e inizi. Su me dovete iniziare allo stesso momento. Quanto vuol dire del secondo si possono spezzare 30-20. Ok. Quei 3 secondi in cui la molli, fai così e la riprendi, ok? Ti sganciano le spalle. Ma non ti cambia. Non ti cambia. Vabbè, allora può anche essere che anche 20 e io ne faccio di più il primo giro e stand push up e c'ho la pausa prima di andare al row. Invece lei c'è la pausa dopo le wall ball, fai le step push up e si butta sul row. Tirati al ritorno, che se mi è peggio dell'andata. Sì, certo, finito intendo. Cioè, finito ma non troppo. Arriva, basta. Siamo sotto i 18, andiamo al lago. Quanto? Dipende quanto, quanto margine 16, abbiamo. 16, no, 18. Ma se stai sotto i 18 andiamo al lago, perché porco Dio. Allora sotto 18. E allora siamo sotto i 18. E via, facciamolo così. Io pensavo duro, ma non pensavo così duro. Anch'io. Allora, io all'andata va tutto bene finché non prendi in mano la palla dei wall ball, che pesa come se fosse 32 kg. No. Quando finisci l'ultima wall ball dici, cazzo, devo tornare indietro. Già. Al ritorno, gli stand push up, facevo io personalmente fatica a bloccare il gomito. Un po' anche perché comunque il volume di tricipiti fatto in questi 2 giorni era abbastanza alto, avendo fatto 2 volte tutti i primi 2 workout. Alla seconda. E il vogatore al ritorno pensavo peggio, nel senso che fatto 500 metri tirati 1,30, si può andare più forte, sì, cambia cosa, niente. Più forte di così io onestamente non pensavo di poter andare. E le bimbine lì vanno come dei treni, merci sugli stand push up, sono andati fortissimo. E diciamo che all'andata siamo andati come si pensava, abbiamo messo 4.30 noi e poco meno e 4.27, 4.30 voi, più o meno il tempo che ci si diceva. Abbiamo chiuso sotto i 9 comunque, che era quello che volevamo fare all'andata. Al ritorno ci abbiamo dovuto per forza prendere un po' più di pause. E l'idea era di stare sui 18, ho fatto 18, 22, 23, qualcosa del genere, quindi abbiamo pagato un po' di fatica sul ritorno, ma è normale, cioè penso che fosse ipotetico fare 9, 18, fare un tempo del genere un po' utopistico, utopico, non so come si dice, e
però adesso penso che sia. Cioè in generale comunque secondo me non c'è tanto margine di tagliare, perché sugli stand non abbiamo mai fatto cambi dove ti sei perso tempo. I wall ball anche spezzati, la palla se rimane a terra 3 secondi, cioè vuol dire che è rimasta a terra tanto. Sì, 3 secondi sono 6 secondi. 6 secondi loro, 6 secondi noi. 25, 24, c'è da capire bene. Ci siamo andati anche le Noreb da soli. Sì, infatti, ci siamo andati un po' di Noreb da soli per non sbagliare, per non doverlo rifare perché mancavano delle rep. Detto ciò. Abbiamo fatto bene, però, dai. Benissimo, ragazzi, benissimo. Oh no! Non iniziamo a schizzare, te. Vieni qua. Non me l'aspettavo così duro, sinceramente. Sapevo che il giro del ritorno faceva male, ma non così tanto male. E finito il roll, avevo male a tutto. Polsi, dita, caviglie, piedi. Non c'era una parte del corpo che non mi faceva male, quindi quello non è stato molto bello. Però carino, workout, perché è molto veloce, anche gli stem push-up, i cambi, per fortuna erano molto veloci, non dovevamo aspettarci dietro una linea o chissà che, quindi bene, divertente. Allora, gestito... A manetta! Alla CDC, la famosa cazzo di cane! No, no, dai! No, allora, l'andata l'abbiamo tenuta come detto, quindi il row si è fatto a 2 più o meno, e handstand push up sono andata io, ne ho fatti 30, la Ceci 20 e le wall ball le abbiamo tenute 50 unbroken. Il giro di ritorno invece abbiamo spezzato le wall ball perché almeno arrivavamo un po'... Abbiamo visto loro! Sì, abbiamo visto loro, ci hanno messo un po' di paura, è colpa nostra. Però anche per arrivare un po' più fresche sugli handstand push up. Ok, dopo i primi 2 workout siamo 7 in Europa e era quello che volevamo, il nostro obiettivo è stare nei primi 10. Quindi finire il quarter final nei primi 10 in Europa, quindi ora va benissimo. Molto soddisfatti del primo workout che abbiamo fatto 3, quindi super contenti. Ora ci manca il quarto workout e cerchiamo di fare il meglio possibile per rimanere in quella posizione lì. Primo era, sapevamo che potevamo far bene, l'abbiamo fatto la prima volta, era andato bene, ma c'era qualche no rep sui burpees, quindi abbiamo preferito rifarlo. E l'abbiamo migliorato. Il secondo workout non era proprio il nostro, almeno col dumbbell avevamo un po' di difficoltà, però l'abbiamo gestito bene e alla fine sul secondo tentativo abbiamo fatto un buon risultato e allora è andata bene. Adesso ci sono gli altri 2. Stamattina abbiamo fatto il terzo. Pensavo che fosse duro, ma non così duro, perché in realtà quando arrivi poi agli stand push up del secondo round è veramente pesante e se non ne hai non è che ti inventi niente. E per oggi penso che non faremo più niente, ci teniamo un possibile redo forse al lunedì, all'ultimo giorno, ma dopo aver fatto il 4, perché il 4 c'è tanto bilanciere e non abbiamo ancora uno score su quello, quindi cerchiamo di farlo al meglio che possiamo e poi valutiamo nel caso se rifare il workout 3. È un workout che in allenamento, diciamo, non ovviamente fatto così identico, ma come elementi e come cose abbiamo fatto già parecchie volte. Però poi quando lo fai e sei lì e sono soprattutto 2 giri alternati, devi concentrarti a far bene sia un giro sia l'altro giro, non perderti nelle no rep. E ci sembra di aver dato tutto quello che potevamo dare in quel momento lì? Sì, sì. Io sono sempre magari per il vedere poi bene il filmato, capire dove possiamo limare, cosa possiamo fare meglio e se necessario si riprova a fare. Tanto da perdere non c'è niente, da guadagnare sì. Quindi perché non riprovare se si può? Ne manca uno, infatti adesso cerchiamo di capire un po' che cosa fare, se prenderci oggi tranquillo e domani fare subito il 4, chiudere tutti gli score, avere tutti gli score e poi vedere se rifare o il 4 o il 3, oppure adesso ne parlerò con i miei compagni, vediamo se fare il 4 oggi pomeriggio
e poi domani, perché no? Se fare il 4 oggi pomeriggio e poi vedere domani, ma tanto non lo so, magari mi dicono di no. Bene, io sono contento perché l'avevamo pensato nel modo in cui l'abbiamo fatto e si è dimostrato più pesante di quello che mi immaginavo, soprattutto sulla spinta della spalla. L'ho pensato come l'abbiamo fatto, mi ero messo in testa dei tempi che soprattutto, cioè sulla prima fase abbiamo tenuto bene, sulla seconda immaginavo che che arrivasse un po' più di fatica e così è stato. Onestamente no, sono soddisfatto anche perché comunque c'è stato una bella attenzione da parte di tutti a non sbagliare niente, a non fare stupidate nella gestione dei cambi, del sincro sui wall ball, quindi tutto preciso. Ci qualifichiamo? Ma spero di sì, diciamo che i presupposti dei primi due workout sono molto buoni. L'obiettivo per me che mi sono posto io mentalmente per quello che è poi anche l'obiettivo più grande della stagione del team sarebbe di stare nella, non solo di qualificarsi, sarebbe di stare nella hit dei primi 10. Per andare là è comunque, cioè, giocarsela e partire già in una posizione in cui vuoi veramente arrivare da qualche parte.